Maria by Callas, evento speciale fino al 18 aprile, è un documentario firmato da Tom Wolfe di quasi 2 ore sulla vita della più venerata diva della lirica del Novecento. Come sottolinea il titolo originale, nel documentario la Callas è narrata dalle sue stesse parole. La narrazione, infatti, è accompagnata da estratti di interviste, dichiarazioni pubbliche o confessioni private, lettere e memorie, in cui è la stessa diva a commentare, evocare, raccontare le vicende straordinariamente drammatiche della sua esistenza. Una narrazione che intreccia carriera e vita sentimentale. Dagli esordi prima difficili e poi folgoranti, ai trionfi alla Scala nel pieno degli anni 50, in cui avvenne la celebre perdita di 36 kg di peso, fino all'altrettanto celebre caso del ritiro dalla scena per afonia nel gennaio del 58 a Roma, che tante polemiche e dolorosi strascichi provocò, dal matrimonio infelice con l'imprenditore Meneghini alla storia d'amore scandalosa e tormentata con l'armatore greco Onassis, fino al breve e impossibile idillio poetico con Pierpaolo Pasolini, che la diresse in una memorabile versione cinematografica di Medea. Da adoranti ammiratori della Callas avremmo potuto vedere altre 10 ore di documentario, lo rivedremmo tutti i giorni per la grazia ipnotica della diva, il carisma altero e primordiale della sua figura, per la meravigliosa fierezza della cantante al contempo così irriducibilmente fragile, un incanto che strugge e commuove. Tecnicamente, però, il documentario è forse sbilanciato sulla devozione tout court, non un cenno alla grande e degnissima rivale Renata Tebaldi, che merita con il massimo rispetto di essere riscoperta dal grande pubblico, o a Giuseppe Di Stefano, che appare nelle immagini felici dell'ultimo tour mondiale. Carmelo Bene, da Goffredo Fofi definito la Maria Callas del teatro del Novecento, che la divertiva denigrando il personaggio di Violetta nella Traviata, chiamandola brutta, così splendidamente tributava il suo omaggio alla diva. La voce dell'opera si è fermata con la Callas, una perfezionista, nel senso che perfezionava i suoi difetti, come tutti i geni, trovare e cestinare. Di questo si tratta. Non possiamo che concludere ricordando le parole pressoché definitive di Franco Zeffirelli, che più volte fu suo regista lirico e che a lei dedicò il film Callas Forever nel 2002. Quella voce ci affascinò come un sortilegio, un prodigio che non si poteva definire in alcun modo, la si poteva soltanto ascoltare come prigionieri di un incantesimo, di un turbamento mai esplorato prima. Ma non si può rendere appieno la tempesta di emozioni che suscitava in chi l'ascoltava per la prima volta, perché Maria è un regalo di Dio che non si può definire nel tempo. Maria c'è, sempre stata e ci sarà per sempre.